Salve, sono l'artista famoso e ti sto parlando da questo primo piano con questa luce che arriva da una parte sola, questo controluce esagerato, con questo tono confidenziale per farti capire che stiamo parlando di una cosa seria. Fra poco apparirà qui sotto il numero di un conto corrente nel quale ti chiederò di mandare i tuoi soldini, conto nel quale ovviamente io mi guarderò bene dal mettere una sola lira perché il mio impegno si esaurisce attraverso questo spot al quale dedico un quarto d'ora. Per il quale probabilmente sono anche pagato. Io ti dico di mettere i tuoi soldi perché tu hai sempre bisogno di un leader, di un testimonial, di qualcuno che ti dica cosa devi fare perché non sei capace di prendere un'iniziativa da solo. Metterai i tuoi soldi perché c'è da aiutare qualche bambino, qualche malato, qualcuno molto sofferente. Inutile che ti dica che bombardare un villaggio costa 100 milioni di dollari, cifra che con i soldini tuoi e dei tuoi amici poveracci non si raggiungerà nemmeno lontanamente attraverso questo e tutti gli altri conti correnti. Inutile che ti dica che se esistesse una vera organizzazione mondiale della sanità, se si sospendessero le guerre per un solo anno, si potrebbe dare accesso alle cure a tutti i malati del mondo. Inutile che te lo dica perché a noi interessa qualcosa di molto più pragmatico che guarire della gente. Ci interessa che tu metta i tuoi soldini in questo conto corrente attraverso questo spot, attraverso questi meccanismi campa molta gente e quindi ti faccio una foto della situazione. Tu metterai i tuoi soldi in questo conto corrente perché te lo dico io che non metterò niente e che sono pagato per dirtelo. Tu, per i tuoi amici, resterai la merda di sempre, mentre io, per tutti, sarò un artista impegnato nel sociale. Attenzione, se non hai 4.000 euro non guardare questo spot, solo per gente esigente. Se stai guardando questo spot è perché non hai una risposta, sei un uomo senza cambio automatico, sei una donna senza collo, se non ti senti all'altezza probabilmente è perché non sei all'altezza. Noi non abbiamo la risposta, ma ti facciamo una domanda. Preferisci piangerti addosso o scopare? Se la foto del tuo profilo social è l'icona di esempio, se l'ultima volta che ti hanno toccata è stato l'ultimo dell'anno e lui era tuo cugino. Se il sito YouPorn ti chiede di cancellare la cronologia perché non c'è più spazio, c'è solo una cosa che può cambiarti la vita se hai 4.000 euro da darci. Nuovo Fat Phone Classic. Fa di un nerd un putaniere, fa di una casalinga depressa una vera troia. Vivi la tua sfiga con stile. Fat Phone Classic. Un'inutile luminescenza inonda di colore l'orecchio del Fat Phone User, in segno di spreco e di lusso. Dimentica cavi e caricatori, solo pile usa e getta, durata fino a 2 giorni con l'opzione stai zitto e risparmia. E poi introvabili applicazioni, click lock time, mangia dischi, mangia nastri, presa di linea per scroccare telefonate in ufficio, schermo rigorosamente no touch screen, obiettivo fotografico analogico con foto a sviluppo istantaneo. Con un risparmio di 400 euro invece dell'obiettivo foto si può avere l'applicazione Casu. Col tasto sparagna scatti addebiti la chiamata al destinatario a sua insaputa. Perché limitarti a sorridere quando puoi scopare? Fat Phone Classic, se non sei nessuno, fatti notare. Buongiorno, io ho un problema. Vuole comprare un... No, mi ascolti, io le sto parlando. È una relazione umana, capisce? Non siamo venuti a questo mondo per una transazione commerciale. Forse è vero, ma io non mi sono alzato alle 7 del mattino per confessare il prossimo. Le compro tutto quello che vuole, i soldi non sono un problema. Dopo le compro l'ultimo modello, ma prima vorrei che lei mi ascoltasse e capisse il mio problema. Se ha a che fare con l'acquisto... Ha a che fare? E come? Ma prima io mi devo confidare con lei, devo capire! Ha ragione, io non la sto ascoltando. Venga, si accomodi nel salottino e mi parli.
Stamattina ho pensato di chiamare Sonia. Sonia è una ragazza che io trovo veramente bella, sensuale. Mi piace questa sua ostinazione nel non voler sedurre, il che ovviamente la rende ancora più seduttiva. Ci sono dei momenti quando siamo per strada che io la guardo negli occhi e impazzisco, capisce? Impazzisco perché io la guardo negli occhi, ma conosco il suo culo e quegli occhi mi sembrano dire... Mi perdoni, ma mi sta diventando barzotto. Io la ascolto, ma se volesse evitarmi i particolari... Ha ragione. Il fatto è che stamattina all'improvviso vedo un fazzoletto azzurro e mi eccito e devo assolutamente chiamare Sonia. Forse ha il telefono silenziato o magari è in doccia. Ecco, sta facendo la doccia, l'acqua sta scorrendo su quel culo. Riproviamo. Ho provato e riprovato, ma Sonia non rispondeva e il telefono mi dava sempre lo stesso messaggio generico. Errore di chiamata. Cosa significa errore di chiamata? Ho sbagliato a chiamare? È un problema di linea? È il numero sbagliato? Migliaia di amori sono naufragati a causa dell'assenza di un'informazione corretta. Vabbè, non mi risponde sta troia. Proviamo con Carola. Carola, ogni tanto ci sta. Ci scappano dei giochini. Giochini, d'accordo, ma magari questa è la volta buona che la sfondo. Fammi vedere. Carlo, Carloni... Carola! Errore di chiamata. Chissà dov'è Carola, forse all'estero. Ma c'è sempre Graziella. Graziella è simpatica, una volta mi ha baciato sulle labbra. È vero che io avevo spostato la bocca apposta, poi mi ha dato un calcio negli stinchi, ma mi è sembrato che sorridesse. Fammi vedere. Graziella 1. Ho poi passato in rassegna tutte le donne contenute nella mia rubrica. Nessuna rispondeva al telefono. Vabbè, mi è anche passata la voglia. Forse è meglio chiamare un amico. Sento Anzaldo. Anzaldo, con lui finisce sempre a canne e birra. Non paga mai, ma è simpatico. Suona? Tit, tit. Ah, Tito! Tito, scusami, ti avevo cercato perché volevo fare due chiacchiere, sai, le nostre solite conversazioni filosofiche. Ecco, stamattina stavo pensando che il libero pensiero non esiste, non può esistere, non c'è un pensiero libero, il pensiero è sempre dettato da un ricordo, da qualcosa, non può essere libero, al massimo può essere libero l'istinto. Ma anche l'istinto si basa sulla reazione a impulsi ambientali, in fondo non siamo altro che quello che il nostro ambiente ci dice che siamo. Se chiedi a un bambino cosa vuol fare da grande, difficilmente risponderà l'ormeggiatore, capisci? Prendiamo dei modelli e li replichiamo. Chiamo tutto qua. Tito? Tito? Pronto? Qui è Telecom Italia. Mi scusi. Insomma, nessun numero mi rispondeva. Gli unici con cui ho parlato avevano chiamato loro. E allora mi sono detto che forse il mio telefono funziona solo in ricezione. È un Fatphone 1. Secondo lei si può aggiustare o è meglio comprare un Fatphone Classic? Era questo il problema? Il problema... è l'incomunicabilità. A me sembra più un problema di incomunicazione, non lo so, ma vede, noi non vendiamo telefoni. Ma come non vendete telefoni? Fuori c'è l'insegna, c'è scritto phone. Appunto, noi vendiamo phone. In che senso? Ha presente quelle macchine per asciugare i capelli? Alla faccia della specializzazione! Ma allora ho sbagliato negozio, ho sbagliato donna, ho sbagliato tutto nella vita, ma lei non mi dice niente, io ho bisogno di conforto! Il fatto è che io credo che lei abbia sbagliato tutto nella vita. No, non è vero! È la vita che è sbagliata! Voi avete sbagliato insegna e la Sonia un altro! Non provo nessuna partecipazione umana per questo suo approccio superficiale al mondo delle relazioni. Adesso vi odio tutti, io farò la guerra al mondo, mi farò esplodere in piazza, ne voglio portare almeno una decina con me all'inferno. It's the war, it's the war, it's the war. Le guerre nascono perché c'è un sacco di gente che pensa di avere un problema col mondo e invece ha solo un problema. Pronto? Parlo con Jack Trincaglia? Senta, qui è l'hotel Landru. E lei ha dimenticato il suo documento d'identità? Sì, ce l'ho io. E adesso stammi a sentire, pezzo di merda. Io ci metto un attimo ad andare nel vicolo qui dietro, tagliare la gola a un barbone e lasciare lì il tuo documento d'identità.
Lo sai bene quello che devi fare, stronzo! Togli quel cazzo di commento da TripAdvisor! Ti insegno io a scrivere che il bagno non è pulito! Hai solo mezz'ora di tempo! Coglione! Questo è un mestiere fatto di public relation? I primitivi hanno attraversato una fase intermedia tra la rapina e il commercio. Si tratta di sistemi commerciali spuri come il baratto muto o la rapina concordata. Il gruppo A portava in un punto convenuto alimenti e oggetti che avrebbero potuto essere rubati, poi se ne tornava al suo villaggio. Il gruppo B prelevava tutto e se ne andava nel suo villaggio. La rapina concordata aveva due vantaggi. Primo, eliminava cruenti scontri fisici. Secondo, rendeva tollerabile la rapina grazie al dono volontario e all'invisibilità del ladro. Toh, una multa! Il contatto a distanza mette a posto la coscienza. Viviamo nell'era del telecontatto e della telecoscienza, ma dietro ogni tele si nasconde un abisso. Tutto questo non è reale, è solo nella mia testa. Tutto questo non esiste. La gente ha paura? La gente gira con gli occhiali da sole perché ha paura che gli altri le guardino dentro. La gente mette le sbarre alle finestre perché ha paura di buttarsi di sotto. La gente mette la chiusura alle portiere delle macchine perché glielo impone la legge. La legge impone alla gente di avere paura. Allora vuole ordinare, sì o no? È da stamattina alle 6 che sono in piedi, io. E perché io? Si è alzato alle 6. No, alle 11:30. Guardati intorno. La paura è palpabile, sono tutti terrorizzati, fuggono in mondi lontani, scappano perché hanno paura di rimanere prigionieri del presente. Ciascuno di loro vorrebbe essere altrove, qualunque cosa, pur di non stare dove sta. Una grande paura è sempre stata quella della povertà. Oggi la parola povertà è sulla bocca di tutti, eppure siamo la società più opulenta della storia. Qualunque discarica contiene una quantità abnorme di cose utili buttate via. Ogni anno questa nazione si sputtana 100 miliardi di euro nei giochi d'azzardo e a farlo sono i più poveri. L'orrore vero però non è nelle carabattole da disturbati mentali che compriamo ogni giorno. L'orrore vero è il mist che cova in fondo al cervello e al quale stiamo facendo l'abitudine. Sì? Sono il portiere. Le camere del suo piano si stanno lamentando del volume del televisore. Dice che Albano gli fa una pipa. Mi scusi. Pensavo fosse un suono solo nella mia testa. Allora abbassi il volume della testa. Non ci riesco. Può mandarmi qualcuno, per favore? Sì, ma non lo faccio. Non è che perché pagate un prezzo dobbiamo pulirvi il culo. Sono l'orso esposto nella gabbia giù al paese. Sono la moglie che attende invano all'altare. Ehi, sono quello cazzo della foto. Ehi, non tocca a te adesso. Signore, ti ringrazio per il cibo che anche oggi hai mandato sul mio desk. Dovrebbe esserci una stanza intestata a questo nome. Mi hanno detto di non fare domande. Allora non ne faccia. Le do la meno schifosa. Vuole la password per il wifi? Ah, avete il wifi? No, è una domanda che faccio per un sondaggio personale. Ovvio che abbiamo il wifi. Scusi, ma e qui c'è scritto password il numero della stanza. Significa che devo scrivere l'espressione il numero della stanza
cercare. Ok, la password è il numero arabo. Va bene, diamo corda all'ISIS. Avrei un'altra domanda. Se la password è il numero della stanza, a cosa serve la password? Io potrei inserire il numero di qualunque stanza, giusto? Le rivelo un arcano. Lei potrebbe connettersi anche senza password, ma vuole mettere la suggestione del senso di superiorità di cui ha bisogno chiunque faccia quello che fanno tutti. Quando chiudi alle spalle la porta della tua camera, mica lo sai che nella hall il personale sta ridendo della faccia di cazzo con cui sei uscito nel documento d'identità. Un tempo i nostri corridoi risuonavano degli orgasmi della gente. Adesso si scopa in silenzio, ci si nasconde perché è pieno di telecamere, di registratori, di comunicazioni con l'altrove. Padre, se è possibile, allontana da me questo calice. Parliamone io da qualche parte, dai. Dai, dai. Non è possibile. Io vado a mangiare, torno fra un'ora. Lo scriva su Facebook, così stiamo tutti più tranquilli. La gente scrive sui social tutto quello che fa, perché ha paura di non esistere. Mi scusi, ma 10 euro per un caffè? Comodo criticare stando seduti. Lei lo sa che differenza fa? No. Ecco qual è il problema oggi. Nessuno sa più che differenza fa. Riguardo a cosa? Riguardo alla differenza. Vuole inserire un oggetto nella discussione o stiamo sul vago? Ma sì, schettiniamo sul vago come se le tasse fossero un mito! Lei non mi appare razionale e ciò mi incute preoccupazione. In mancanza di occupazione? La preoccupazione è sempre meglio di niente! Potrei magari scorrere l'elenco dei numeri utili? Bravo! Bisogna preoccuparsi sempre di quelli irrazionali! Ma lei è rimasto a due battute fa. Parlavo dei numeri. Comunque quello che ha inventato la bomba atomica era molto razionale. Quello che ha inventato le macchine per la tortura era uno razionale. Il pilota che ti infila nel culo 15 megatroni di spade è uno che fa il suo lavoro con serietà e razionalità. Ha studiato sodo per devastare la prosaica abitudine di respirare che ha la gente del posto. Si è impegnato a lungo per schizzare dei pollock sul terriccio, ma l'importante è guardarsi da quelli irrazionali perché sono strani. Mi scusi, posso parlare con l'autore? Autore in che senso? Vorrei parlare con l'idiota che ha scritto questa merda di video. Ah, Balasso? Balasso! Ti cercano. Salve, sono... Lo so chi è lei, stavo scorrendo la sceneggiatura. Ma chi le ha dato la... Lasci stare chi me l'ha data, già il fatto che mi definisce piccolo burocrate è intollerabile. Ma guardi... Ma poi questa scena del matto, cosa vuol dire questa cosa della razionalità? Ma lei lo farebbe guidare un autobus a una persona instabile? No, ma i sindacati sì. Lo sa quanti controlli si fanno su alcol e droga nei conducenti? Ma non dica cazzate. E poi questa scena che c'è dopo, che parlo con lei che sta morendo? Ma cosa fa? Si mette a spoilerare adesso? Ma te sei Balasso? Lasci perdere. Lei mi dipinge come una persona insensibile. Cazzo Balasso! Ascolti, la sceneggiatura deve perseguire un equilibrio non scontato, ma nemmeno astruso. Senta, io sto lavorando. Io esigo una revisione della sceneggiatura. Berto! Berto! Ma io non ho voglia di revisionare niente. Allora voglio parlare col mio agente. Ma che agente? Lei è sempre impersonato da me. Ma allora è un complotto. Che storia! Non c'è nessun complotto. Oh, Balasso, non mi hai mai fatto ridere. E non rompa il cazzo, lei. Neanche quando la prendevi nel culo a Zelig. Comunque la chiudiamo qua. Lei vada avanti col suo video. Aia. Ai. Ah, sono stato sparato, mi aiuti! No, si dice mi hanno sparato, oppure sono stato colpito, ma sono stato sparato proprio non si può sentire, eh? Sì, ma io ho bisogno di un'ambulanza! Ho bisogno di un'ambulanza, questo è gravissimo come errore! Sì, ma io mi muoro! Muoriti, capra! Io sono in ritardo. Questa è la chiave della stanza e questo è il modulo per la privacy. Lei mette una firma qua per i dati che vanno in automatico su Dagospia e una firma qua per una società che raccoglie dati sulle società che raccolgono dati. Lei può accedere ai suoi dati in ogni momento. Ma io li so già i miei dati! La legge non ammette ignoranza. E questo cosa c'entra?
C'entra? Perché è facile fare il frocio col culo degli altri, ma chiavare la moglie col ciccio degli altri non è piacevole. Lei sta dicendo frasi a caso! È nella mia natura. E cosa si può visitare nelle vicinanze? Qua dietro c'è una discarica di tutto rispetto. Una sala bingo! C'è sempre la sala slot dai cinesi qua di fianco. Ma mi dica, padre, il piccolo, lo dobbiamo registrare? No, lui è mio nipote. Lo sto portando alla fiera delle armi. Sa, quest'anno accettano anche i minorenni. D'accordo, don Bruno. Adesso stia zitto che arriva il finale. Con le dita pigio i tasti del mio telecomando. Il decoder riconosce le mie impronte digitali e stabilisce che io sono io, perciò autorizza la banca a sottrarre dal mio conto corrente la cifra per il noleggio del film che sto guardando. Se c'è un merito nella guerra contemporanea è che sta sbugiardando tutta la retorica sull'eroismo dei soldati e delle persone. Ecco fatto. Che grande invenzione i droni. Ho appena annientato la vita di 600 persone e distrutto un villaggio. E non faccio nemmeno palestra. Non possiamo dire io sono per la pace, io sono per la guerra. Non potremo dirlo finché non capiremo che tutto è in connessione. La pace e la guerra sono due aspetti della relazione. Finché non capiamo che è la connessione il problema, non capiremo mai le questioni della pace e della guerra. Perché tu sei la pace e sei anche la guerra. Perché tu non sei solo tu. Nel tuo gesto d'amore c'è già lo stupro, nel tuo desiderio c'è già la rapina. Tutti i demoni sono dentro di te, quelli buoni e quelli cattivi. Sono l'orso esposto nella gabbia giù al paese. Sono la moglie che attende invano all'altare. Sono quello della foto che non viene via dal muro. Sono l'impiccato del venerdì santo. Sono il bambino sbranato dal cane di famiglia. Sono il nome inciso sul proiettile. Sono il mendicante che suona piano per non farsi sentire dalle guardie. Sono il cane che scodinzola prima dell'iniezione letale. Ero sporco e malvestito al processo. Non ho fatto in tempo a cambiarmi, a lavarmi. E così la gente ha pensato che fossi uno che non si lava. Mi guardavano in faccia e pensavano: uno così nasce colpevole.